di governo. Domani sarà la volta di Renzi all'Indotto, illustrerà i piani per i prossimi anni, il suo programma per i prossimi anni. Intanto manda dei messaggi all'esecutivo di Gentiloni in tema di politica economica. Oggi comincia una rivoluzione mite della sinistra italiana. È una rivoluzione che ovviamente parte da un'esperienza di governo esistente. Noi abbiamo veramente cambiato il destino di alcune parti difficili del nostro paese e vogliamo parlare al resto dell'Italia di questa esperienza. Partiamo da sud, ma vogliamo parlare con tutti, abbracciando questo paese, in particolare le persone che hanno maggiore bisogno dello Stato di diritto e delle istituzioni, perché da sole non riescono più a difendersi. Michele Emiliano dà ufficialmente via alla sua compagna congressuale, presentando a Roma candidatura e programma per la segreteria del PD. Lo fa con un giorno di anticipo sulla roadmap di Renzi, che invece da domani sarà all'Indotto di Torino per una 3 giorni, dove anche lui illustrerà le sue proposte ai sostenitori. Vorrei chiamare la mia piattaforma di partecipazione e resistenza, annuncia Emiliano, e come slogan della sua campagna sceglie una frase patriottica: l'Italia è il nostro partito. Il duello per le primarie, anzi il triello, visto che in corsa c'è anche il ministro della giustizia Andrea Orlando, è cominciato e non mancano le frecciate. Renzi ha copiato il Lingotto dal metodo che adotta in Puglia per le amministrative, attacca Emiliano in un'intervista sul Corriere della Sera, dove bolla come stupidaggini le critiche di Renzi che ieri, nonostante abbia detto di non voler alimentare scontri con gli avversari, lo ha accusato di strizzare l'occhio al Movimento 5 Stelle sui vaccini. Nel caso Consip, invece, il governatore della Puglia dice che, a prescindere dalle questioni penali, il quadro è desolante sul piano politico e Lotti dovrebbe dimettersi. Anche Renzi ieri è tornato sulla vicenda Consip, si è schierato dalla parte dei magistrati, invocando processi per arrivare alla verità e dicendosi certo dell'innocenza del ministro Luca Lotti. Inchiesta che, insieme alla scissione della minoranza, preoccupa la maggioranza per le ripercussioni negative che potrebbero abbattersi sulle primarie. Traguardo che Renzi è deciso ad oltrepassare da vincitore come segretario e come candidato premier alle future elezioni politiche, alle quali si arriverà a scadenza naturale con Paolo Gentiloni a capo del governo, assicura Renzi, purché però si esca dall'immobilismo e si facciano le cose, come l'unione fiscale in Europa, una politica economica che non sia vessatoria per i cittadini e la flat tax. Anche se sul taglio del cuneo fiscale e sull'aumento dell'IVA, Renzi non nasconde le sue perplessità. Possiamo in Europa per parlare della 2 giorni di vertice tra capi di Stato e di governo a Bruxelles. Sul tavolo il tema più caldo è quello dei migranti, un tema che tocca molto da vicino l'Italia, ma in queste ore si rischia uno scontro, diciamo, istituzionale dopo le parole del commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, che invita a non seguire l'indicazione della Commissione d'Europa circa una più lunga detenzione dei migranti. Sempre oggi dovrebbe esserci la reelezione del Presidente del Consiglio europeo, ma proprio la Polonia si produce contro la riconferma di Tusk. Una cosa è certa, questi 2 giorni a Bruxelles tutto saranno tranne che un appuntamento di routine. Per l'Italia i temi più scottanti sono due: immigrazione e preparazione del vertice di Roma del 25 marzo. Sull'immigrazione il Premier Paolo Gentiloni anche ieri alle Camere ha chiesto più collaborazione all'Unione, o per meglio dire agli altri governi che si rifiutano di fare quello che Bruxelles gli ha chiesto di fare. Ma quelli manichi no, mi sembra già l'avevamo presi, facciamo schifo. Ma è difficile aspettarsi a percorrere la soglia, come il premier ungherese Viktor Orbán si presenta a Bruxelles fresco di una nuova idea: rinchiudere gli immigrati illegali che varcano le sue frontiere in villaggi di container circondati dal filo spinato in attesa di deciderne la sorte. E infatti di ricollocamenti nella bozza di conclusioni che già circola non c'è traccia, ma si garantisce che la riforma del diritto d'asilo europeo dovrebbe arrivare entro fine giugno. E intanto si profila uno scontro tra Consiglio europeo e Consiglio d'Europa, istituzione alla quale aderiscono 47 stati del continente, che oggi chiede ai 27 invece di pensare ad alternative alla detenzione che viola i diritti umani dei migranti. Del vertice di Roma si parlerà nella riunione informale di domani e tra i 27 cominciano ad apparire contrasti sui contenuti della dichiarazione che dovrebbe essere firmata in Campidoglio. Oggetto del contender la decisione di Germania, Francia, Italia e Spagna di premere l'acceleratore verso un'Europa a geometria variabile. In sostanza chi vuole va più avanti sulla strada dell'integrazione. I
paesi dell'est e anche alcuni del nord si sentono esclusi e hanno ricevuto sostegno dal presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. E qui arriviamo al caso del giorno. Al primo punto dell'agenda di oggi c'è appunto il voto sul presidente del Consiglio europeo. A maggio infatti finirà il mandato del polacco Tusk, che è stato apprezzato quasi da tutti e soprattutto dalla sua grande sponsor Angela Merkel, che anche stamattina gli ha ribadito il proprio sostegno per un secondo mandato. Il governo polacco che ha scatenato la battaglia contro di lui, accusandolo di essere una specie di traditore della patria, proprio perché è troppo imparziale. Beata Szydło, la premier polacca, ha persino proposto un nome alternativo e minacciato un clamoroso abbandono della sala del consiglio. Ma stavolta gli altri paesi si erano aperti abbastanza degli scontri interni polacchi. Che è il tofu, è quello, non si piace. No, non fa schifo quella roba, ma l'abbiamo provata. Sì. Attacca Mario Draghi e sulla politica dei tassi troppo bassi, dice, le misure della politica fiscale e monetaria hanno raggiunto il limite. In queste ore l'attenzione dei mercati è proprio puntata su quelle che saranno le mosse e le dichiarazioni del numero uno della BCE, appunto Mario Draghi, in tema di quantitative easing, in tema di tassi e appunto di inflazione. Ascoltiamo. Tra poco meno di un'ora dunque si capirà se la politica espansiva della Banca Centrale Europea cambierà rotta dopo due anni esatti dall'inizio dell'acquisto massiccio di obbligazioni statali e aziendali. Molti analisti ritengono che le misure pensate e volute da Mario Draghi ufficialmente per combattere la deflazione, ma anche per sostenere l'economia europea e dare una mano ai paesi con un alto debito pubblico come il nostro, continueranno almeno prima di dicembre. Una tappa, quella di fine anno, già fissata nei mesi scorsi da Draghi, che permetterebbe alla BCE di superare gli appuntamenti elettorali a cui sono chiamati paesi come l'Olanda, la Francia, la Germania e forse anche l'Italia. Ma le pressioni dei palchi per una stretta monetaria non mancano. Non a caso, questa mattina, il più falco di tutti, il ministro delle finanze tedesco Schäuble, ha ribadito per l'ennesima volta di essere favorevole ad un avvio tempestivo per l'uscita dalla politica monetaria espansiva. E gli argomenti a loro favore non mancano. L'inflazione è tornata a sorpresa al 2%, che è il target istituzionale della BCE, la ripresa economica dell'Eurozona è più solida di prima e infine, dagli Stati Uniti, la Federal Reserve è pronta ad aumentare i tassi sul costo del denaro. La Presidente Yellen il 3 marzo scorso ha messo in guardia che ad aspettare troppo si rischia un pericoloso rialzo brusco più avanti. Ma per la BCE questo nuovo quadro potrebbe non bastare. L'argomento principale che Draghi metterà sul tavolo del Consiglio direttivo è che il rialzo dell'inflazione di questi due ultimi mesi non sia durevole e in grado di... La tua emozione è quella che mi emoziona di più, perché rompa interamente. L'intervista di Maurizio Costanzo, stasera in seconda serata, canale 5. Questa sera scegli il programma Mediaset che fa per te. È bastato chiamare 180 e in casa mia tutto è cambiato. Per forza è arrivata Iperfibra Vodafone e Iperfibra Vodafone è davvero iper e iper veloce. Pensa, arriva fino a un gigabit al secondo. Così navighi da casa come in ufficio per cercare info, notizie e per fare shopping online. È iperpotente. Navighi a tutta velocità anche se in famiglia sono tutti connessi. Con la Vodafone Station Revolution hai un wifi 4 volte più potente di un modem tradizionale che ti segue in ogni angolo della casa. È iperversatile. Con il Vodafone Mobile Wi-Fi navighi anche quando sei fuori casa con 15 giga in 4G. Non male, vero? Chiama subito il 180. Iperfibra Vodafone è in tutta Italia fino a 100 megabit.
E a Milano, Bologna, Torino e Perugia navighi fino a 1 gigabit al secondo. Così scarichi un film HD in soli 16 secondi. Hai un wifi 4 volte più potente. Così tutti in famiglia possono connettersi contemporaneamente a una velocità iper. Quando sei fuori casa, hai 15 giga e 4G per navigare con il Vodafone Mobile Wi-Fi. A partire da 25 euro. E c'è anche per partita IVA. Chiama subito il 180. Porta il fibra Vodafone anche a casa tua. Chiama il 180, vai nei negozi Vodafone o su vodafone.it. Chilo Caldonna, per controllare il peso e i disturbi legati all'età del cambiamento. Da Pulfarma in farmacia. Tu non hai parlato con Stefan. È Wyatt che le dovrebbe parlare di quella. E risentire delle conseguenze. Poveraccio. Wyatt ancora pensa di poter aggiustare le cose. Mio fratello crede di avere una soluzione per tutto. Ma Steffi non ne vorrà sapere niente. No, certo, non lo farà. Steffi sarà furiosa con Queen, Wyatt, il nonno, tutti quanti. Sì, ma Wyatt è in una brutta situazione, non potrà mai controllare sua madre. Come Steffi non può controllare Eric, apparentemente. Lei non vuole controllarlo, sta cercando di proteggerlo. Sì, beh, anche lei ha bisogno di protezione. Beh, la cosa buona è che Steffi è in grado di prendersi cura di se stessa. Sì, ma è questo il fatto. Qui gioca sporco. Insomma, tutta questa situazione con Eric trasferirsi a casa sua è... Qui sta invadendo lo spazio in cui Steffi si è sempre sentita al sicuro. E quello spazio è la casa di famiglia. Pensa a tutti i ricordi tra tua sorella e vostra nonna. Tutte le cerimonie, le vacanze. Qui sta avvelenando tutto questo. Che storia. Ma come ha fatto mio nonno a fare una cosa così? Non è lui, Thomas. È Quinn. Sì, ma Steffi l'ha avvertito. Quando erano a Monte Carlo, lui ha detto che l'avrebbe lasciata. E poi che è successo? È successo quello che succede quando c'è di mezzo Quinn. Lei manipola le cose finché non girano a suo favore. Ed è per questo che Steffi si deve liberare di lei. Sono d'accordo. Wyatt è stato accanto a Steffi quando lei pensava di averti perso. Era confusa e stava male. Il suo conforto è stato tutto per lei. Lui le ha fatto ritrovare il sorriso. E quello che ha detto durante il matrimonio, cioè che lei era la prima cosa, era la verità. È solo che non credo che lui sia l'uomo giusto per lei. Già, beh, lui sta facendo quello che può. Ed è abbastanza. La prima constatazione amichevole. 19 anni, il primo passaggio. Ogni progetto come la tua nuova auto con i prestiti BancoPosta cresce più sicuro. Sono semplici e disponibili negli uffici postali anche il sabato mattina. Prestiti BancoPosta, c'è uno per tutti. Come te non c'è nessuno. È per questo che t'amo. Ognuno diverso dall'altro, ognuno unico, proprio come te. Milioni di vasetti in tela, tutti diversi, tutti unici. Come te, non c'è nessuno. Shakira, Shakira, sta arrivando! Vedrai, ti farà passare una vacanza fantastica! Con Costa, ti sentirai una regina. Benvenuti alla felicità, guarda. Era certo il caffè, ma cosa? E il latte, ci mancherebbe. Per noi di Comet, prodotti così indispensabili devono avere prezzi bassi e fissi. Belli, i miei bassi e fissi. Comet, persone oltre le cose. Che posso fare? Che devo fare? Il suo arrivo non può essere una coincidenza. Lei è nostra. Mia sorella ha vissuto una terribile tragedia. Ha perso il marito e la madre. Ora avrà l'eredità della nostra madre. Mai potrà spendere. Dobbiamo dirlo a tutti. Alicia Vikander. È troppo tardi. La Jim Paris. Credo che mia figlia sia ancora viva.
è sua madre. Sono io, sua madre. La luce sul cielo, dall'8 marzo al cinema. Che scoperta! Polidentazione totale. Non mi preoccupo della protesi per tutto il giorno. Da forte tenuta aiuta a creare una barriera contro le piccole infiltrazioni di cibo e a proteggere le gengive. Polidentazione totale. Ciao, sono Elena. E la mia vita gira come una giostra. Il mio lavoro e la mia famiglia. Prendermi cura di me stessa non è semplice. Perciò non chiedetemi quanto giorni faccio o che diete strane seguo. Chiedetemi che acqua bevo. Rocchetta, giorno dopo giorno, mi depura da tossine e liquidi in eccesso. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Perché la bellezza, prima di tutto, viene da dentro. Plim plim. Fede, tutti ti conoscono, ma secondo te come ti vedono? Ma guarda, mia mamma mi vede come il bullo del quartiere. Come la medicina, le scorte, la direzione. Mangia tutto che mi diventi forte come i vecchi cieli. Poi le donne mi vedono come un vero gentiluomo. Tega. Ma ti dico, che come la giri, quello che porta è come sono davvero. Gira volte, come la giri, le mangi perché sono buone. Segreti della pittura Chalk Paint con Simple Stylish Spray Decora. In ogni uscita le vernici e gli strumenti per decorare. La prima uscita in edicola solo $1.99. Bring me sunshine. Oggi con ogni confezione di Paresini hai il regalo film in streaming su Ciri. Per sentirsi leggeri, niente è come Paresini. Ospite per la prima volta a Verissimo, l'attrice Yara Puebla, Camila de Il Segreto, la nuova protagonista femminile, moglie per procura di Bernardo. Insieme a Silvia Toffanin, Verissimo, sabato 16:30, Canale 5. Dell'ordine, tutto questo perché siamo alla ricerca dello scherzo perfetto. Ah, è vero, mio autore mi dice anche 3 libri di tinta. Sì, aspetta, ci aspettiamo. Lo scherzo perfetto. Questa sera alle 21:10, Italia 1. Passione casa 1 euro. Solo con i migliori elettrodomestici ti regalano uno smart TV da 43 pollici. Ma vale 499 euro. E quei regali sono sempre uno spettacolo. 1 euro. Batte forte, sempre. Papà, tutto questo è sbagliato per molte ragioni. Capisco che tu lo veda in questo modo. Non solo io, tutti quanti. Queen rovina le vite ed è un fatto, non un'opinione. Non voglio che rovini anche la tua. Apprezzo molto la tua preoccupazione, ma a me non serve. Che fai, papà? Che fai?